L'hanno già battezzata Napoli Exit, l'operazione annunciata da De Magistris nel suo post di rientro dalle vacanze, un manifesto politico che proclama l'autonomia di Partenope con una sua moneta aggiuntiva all'euro e la cancellazione del debito ingiusto. Una dichiarazione che ha lasciato perplessi finanche i suoi sostenitori più accaniti e ha scatenato una marea di polemiche che spaccano la città. Dopo 8 anni di amministrazione arancione, una norma spalmadebiti e una serie di problemi sul tappeto, dai trasporti alle mense scolastiche, De Magistris preferisce superare a destra i populisti, rilanciando i temi a lui più cari con cui conta di guadagnare punti in vista delle europee prima e poi delle regionali del 2020. Per alzare il tiro si scontra con Salvini proprio sul terreno dell'autonomia, ma la proposta della moneta napoletana suscita l'ironia feroce del web, dove circola una vecchia 2000 lire emessa da una fantomatica banca dell'acqua che qualcuno ha già battezzato il Luigino. A livello politico le prime reazioni arrivano dal Partito Democratico, con la senatrice Valeria Valente. Napoli alla ripresa di queste vacanze appare ancora una città più piegata e più mortificata. Ecco, De Magistris, pur di non parlare di tutto questo, che è quello che competerebbe invece a un sindaco che deve rispondere ai cittadini, soprattutto del buon governo della città, parla di cose che non stanno né in cielo né in terra, sostanzialmente si tratta di provocazioni. Mi pare oggi di aver letto dichiarazioni significative di economisti, insomma, di rilievo della città, anche vicini al sindaco politicamente, eppure hanno detto che ovviamente è una trovata assolutamente assurda, che non sta né in cielo né in terra. Il sindaco rischia così davvero di ridicolizzare Napoli, perché adesso, al di là delle battute, a parlare è sempre il sindaco della terza città d'Italia, e quindi a dire cose di questo tipo, di questa portata, dovrebbe forse pensarci un po' di più, un po' meglio.